Bellezze, ragazzi, ben ritrovati nel canale Play Channel di Trazio. Oggi sono qua con un nuovo video, oggi sono qua con un nuovo video su Skyblock. Allora ragazzi, io vorrò alternare sia Skyblock che Fallen Earth e altre tipologie di mappe ogni giorno, ne faccio una diversa. E oggi dovrei riuscire a fare sia Skyblock, cioè questo, e poi Fallen Earth, che è quella CTM. Solo che devo vedere se la faccio oggi o domani, perché non ho tempo per fare i video. Allora, cerco oggi, ragazzi, di farne uno un pochino più bello, un pochino più elaborato, lo spero, ma vediamo un pochino cosa fare. Allora, prima cosa, entriamo in Skyblock YouTube, e vediamo un po' il mio mondo. Allora, ragazzi, mi sono fatto il cobblestone generator, ma ho avuto un commento da un mio iscritto dicendomi: Play, guarda, tu hai anche dell'oro, dei diamanti e del ferro se vai dritto. E poi ragazzi, mi sono accorto di una cosa molto strana, che entrando qua dentro volevo farmi una piccola base e ho scoperto una cosa molto strana. Se noi andiamo qua e togliamo questi pezzi, adesso vi faccio vedere, è solo che è abbastanza difficile da poter far vedere perché potrei cadere giù. Ecco, avete visto ragazzi, qua sotto ci sono degli spawn, e quando ci sono degli spawn vuol dire che c'è anche vita. La vita è importante in questo gioco, quindi ragazzi, adesso cerchiamo di andare qua sotto. Vediamo per di qua se c'è il vuoto. No, c'è della roccia. Ok, ottimo ragazzi. Solo che qua sono stato deficiente perché ho tolto una cosa importante. Devo togliere questo pezzo. Ok. E anche questo altro pezzo non riesco a salire. Sarà notando, sono in work in progress la mappa. Quindi ragazzi, forse oggi, non so, faccio un altro video di Fallen Earth o faccio un video di work in progress su Skyblock, perché devo andare avanti e non posso lasciare così la mappa. Comunque qua ho aumentato e ho messo anche un pochino di alberi, perché così me lo legno un pochino più velocemente. E comunque ragazzi, andiamo avanti. Qua cosa c'ho? Qua dovrei avere il piccone di pietra. Ottimo. Quanto c'ho? 6 di ferro, e poi c'ho anche le ossa. Le ossa sono per il bone meal, quindi se cominceremo a fare una piantagione, mettiamola così. Ok, qua glowstone, la glowstone importante. Però cerchiamo di scendere in maniera abusiva, cioè facendo una scaletta. Aspettate un attimo. Tac. Questo qua si rompe subito. Però qua dovrò farmi qualche cosa per non cadere. Ok. E da qua si può scendere. Speriamo che non cado giù, perché sennò qua posso incazzarmi. Oh! Ahi lì ragazzi, un blocco di... Ecco cosa serve il ferro su. Ecco cosa serve il ferro. Io c'ho del ferro qua sopra. Aspettate, però adesso devo salire su. Come si sale? Ok. Io ho del ferro qua. Che adesso dovrò andare a fondere. Qua c'è una roba. 1, 2, 3. Andiamo qua. E facciamoci un... Dov'è la workbench? Eccola qua. Facciamoci la fornace. Con la fornace cosa devo farmi? Devo farmi un po' di legna, perché la legna mi serve per fare il carbone, la carbonella, non so come si chiama. Ok. Adesso devo andare qui dove la fornace, se dove l'ho messa. Ce l'avrò in mano, sì, eccola. Eccola qua. Togli questo. Adesso devo andare qua, prendere i due legni qua sotto e prendere questo. Mi sa che dovrò prendere anche un altro pezzo di legno, perché sennò qua non mi basta.
Tac, uno. E poi il secondo. Velocemente, così almeno riusciamo a bruciare il ferro. E adesso devo prendere 1, 2, 3, prendermene uno e metterne uno. Ok ragazzi, qua adesso mi si sta cuocendo il ferro. Vediamo se ho dei bastoncini, perché mi stavano i bastoncini a me. Eccoli qua, 1, 2, per farmi il piccone. Perché ragazzi, abbiamo trovato finalmente un materiale che sarà possibile sfruttare per entrare da qualche parte, per farci qualche strano monumento. Allora ragazzi, qua sotto lo spawn vorrei fare una farm automatica di mobs. Una farm automatica è inteso, adesso vi faccio capire, si dovrà fare con l'acqua e sarà semi automatica, non sarà proprio automatica, ma vi permetterà di poter uccidere mobs e ricavarne il drop, cioè la carne marcia per quanto riguarda gli zombie. Per gli scheletri, se ci sono, adesso devo vedere, le frecce e il bone meal. Per quanto riguarda i ragni, le string, devo vedere cosa c'è. Tanto questo ragazzi, non mi sono neanche accorto, c'è del ferro anche e dell'oro, cosa molto importante. Solo che qua non devo scavarmi sui piedi, perché mi sa che stiamo arrivando, ecco, non è che mi stavo accorgendo, siamo arrivati al capolinea. Ok ragazzi, qua adesso sarà un pochino difficile la situazione, perché dovrò buttarmi giù, e pensavo di farlo andando là dell'acqua. Adesso prendo la mia pietra, mi lancio, però non mi devo buttare giù ragazzi. Tanto ho fatto un like per l'azione, la Matrix che ho fatto, tanto mi sono andato molto in giù. E vediamo cosa c'è, perché mi sembra di vedere uno spawn di zombie, una roba verde che non capisco cos'è, gli scheletri, allora ci sono gli scheletri, zombie, lo slime, e qua cos'è, un ragno? No, sono gli slime, sono questi qua adesso, oh cavolo ragazzi, però non mi prende, merda. Non mi prende la roba. Boh, adesso devo salire ancora più su, devo salire ragazzi. E devo andare con la terza persona. Con la terza persona dovrei riuscire a mettere dei blocchi e provare ad fare una piccola casa. Devo fare una piccola casa per i mobs, così verranno intrappolati là dentro. E dopo, mettendo l'acqua, riesco a fare veramente una cosa molto importante. Adesso devo andare anche qua, devo andare su queste impostazioni e scendere giù, solo che è super difficile camminare perché la visuale è veramente fatta male in questa modalità. Stavo già per cadere. Tac, piano, prendi l'acqua. No, non ha preso l'acqua ragazzi, ovviamente. Comunque ragazzi, se vi piace questa serie, mi dite un mi piace, un commento, supportandola ragazzi, anche supportate la mia pagina Facebook. La pagina Facebook ragazzi, vi ricordo che è super importante per le sponsor, ma non è tanto importante per me, ma deve essere anche importante per voi. Ok, adesso devo fare una cosa molto strana, devo prendere questa cosa e fare una roba del genere. Prendere la cobblestone, 1, 2. E adesso devo andare là sopra, devo andare in qualche maniera. Ok. E la devo fare di 4. Ok. Di 4 devo farla, così faccio un grandissimo cerchio, un grandissimo quadrato dove sarà completamente tutto chiuso, i mobs spawneranno anche di giorno, e così quando per esempio andrò a ucciderli, mi dropperanno un casino di cose. Non so ragazzi se la farò in off camera alla fine dello spawn o lo farò dopo con la cosa velocizzata, col tempo velocizzato. Ok, comunque ragazzi, siamo ritornati su e adesso possiamo mettere, non possiamo mettere niente perché
ovviamente i mobs ci distruggeranno, quindi ragazzi la farò in off camera e vi farò capire però comunque come si fa. Comunque ragazzi, qua cosa ho fatto? Mi sono fatto tutta una eccomi qua ragazzi, scusate, sto avendo dei problemi con la registrazione. Comunque, ho finito anche la mia bellissima e possente farm di mobs semi-automatica. Adesso ve la faccio vedere. Qua è completamente tutto chiuso, sono stato 3 anni per farla perché ho dovuto scendere con l'acqua e non è stata la cosa migliore. L'unico problema è che devo ancora mettere le scale qua. Devo ancora mettere le scale e comunque se arriva qua, qua ci sono zombie e tutto il resto, fai così, li picchi tutti pian piano e guardate cosa gli fa. Vi dropperà tutto ciò, tutto quello che hanno, quindi frecce, carne marcia, e si scenderanno anche i ragni, dropperanno anche altre cose. Comunque ragazzi, quando adesso mangiamo ci avveleneremo, tanto adesso ci buttiamo in acqua. Check. Bene, in acqua. Ma il coso va ancora avanti. Che schifo, là. Dai. E comunque ragazzi, boh, qua ho voluto tagliare un pochino anche l'erba. E cosa dovremmo fare adesso? Adesso lo fare insieme a voi, solo che sto cosa mi sta dando un fastidio allucinante. Suicidiamoci. 3, 2, 1. Bene. E adesso devo prendere il mio bellissimo piccone di ferro e devo andare qua e cominciare a togliere questi blocchi meravigliosi. Questi blocchi mi serviranno non per un'armatura, ma mi serviranno per posso dire, farmi le armi, perché comunque saranno super importanti. Cavolo, 2 2 2 2, hanno fatto proprio apposta, mi stavo a mettere 9. E comunque ragazzi, stavo dicendo che ci serviranno per le armature o anche attrezzi da lavoro, come anche quello per farmare, per fare tutto veloce. Comunque ragazzi, nord, ovest, est e sud ci saranno delle ceste che le ho segnalate anche con la freccia. Noi dovremo andare avanti. Da qua non si riescono a vedere ragazzi, non so il perché. Spero che non sia un troll, ma avete detto che qua, se andiamo avanti, troveremo delle ceste con tantissime cose interne. Spero che sia così. Comunque ragazzi, per oggi è finita, spero di farne anche un altro. Oggi vi richiedo soltanto di mettere un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivare i miei precedenti video per non sparare in più. Da qua è tutto, PlayChannel Italia, ci si vede in un prossimo video. Bella.